oggi vi presentiamo i nuovi risultati sui cittadini e nuove tecnologie riferiti al 2013. Crescono nell'ultimo anno le dotazioni tecnologiche delle famiglie. Oltre il 60% ha un personal computer e un collegamento ad internet e naviga il 44% anche tramite un cellulare. Se poi in famiglia c'è un nativo digitale, cioè un giovane in altre parole, per l'85% delle famiglie PC e collegamento al web sono dispositivi ormai irrinunciabili, mentre la stessa cosa capita soltanto al 15% delle famiglie di anziani. Genere, generazione e classe sociale caratterizzano ancora fortemente le abitudini tecnologiche delle famiglie. Il 60% degli uomini utilizza il PC internet, ma solo il 50% delle donne. Il PC e internet, inoltre, non sono solo certo cose per grandi. In crescita di 6 punti percentuali i piccoli utilizzatori tra i 3 e i 5 anni e i giovani tra 15 e 19 anni sono in testa alla graduatoria con picchi oltre l'88%. La rete è sempre più strumento per socializzare con gli altri. La ricerca e la condivisione di informazioni tramite un wiki e l'iscrizione social network sono entrambi in crescita di 5 punti percentuali. Si diffondono sempre più nuove forme di partecipazione sociale e politica. Il 20% ha usato internet per esprimere le proprie opinioni negli ultimi 12 mesi e il 10% per partecipare a una consultazione online. Nonostante la crisi economica, cresce l'e-commerce. Passano dal 28,2% del 2012 al 31,5% attuale la quota di internauti di 14 anni e più che ha ordinato e comprato merci o servizi per uso privato. Ai primi posti gli acquisti per vacanze, viaggi, abiti e articoli sportivi e in forte crescita l'acquisto di servizi finanziari e assicurativi nonché di libri, giornali, riviste e ebook. Il lieve aumento, anche in termini di soddisfazione e utilità, i collegamenti ai siti della pubblica amministrazione per spedire o compilare moduli, per pagare le tasse, per iscriversi all'università o a scuola, oppure per accedere alle biblioteche pubbliche.